Vengono a chiamarmi quando io dormivo per terra da un'oretta e mi avvertono che c'era una colonna fascista che passava su Corso Palermo. Loro fuori tutti e c'è stato il combattimento più inverosimile che abbia mai vissuto, perché si era nel buio della notte, sparavano da tutte le parti, non si capiva più dove erano le loro. Comunque erano i fascisti che evacuavano Torino. Il 28 mattina abbiamo avuto ordine di attaccare dal corso Vinzaglio, Galileo Ferraris e Umberto verso, piazza, verso Corso Vittorio in massa. Siamo arrivati, non abbiamo trovato resistenza, i tedeschi della notte erano scappati verso Milano, compreso il generale Adami Rossi, che era il generale che aveva consegnato la città ai tedeschi. Siamo riusciti ad entrare in Piazza Vittorio, mi ricordo che era completamente deserta, logicamente erano le 5-6 del mattino, che del 28. Del 28 aprile. 28 aprile. E, mi ricordo che si è sentito il cigolio di qualche persiana che si socchiudeva. Noi naturalmente tutti pronti per sparare. Poi queste persiane chiudersi di colpo, dopo un po' scende la gente. E, un ricordo che non dimenticherò mai è di una vecchietta che mi si è avvicinato e mi ha portato un pacchettino di carta stazionata, naturalmente. Dentro c'erano probabilmente mozziconi di sigarette. E un'altra persona che mi ha dato un pezzo di pane. Questi sono i ricordi più belli che ho di Torino. Dopo una sosta in Piazza Vittorio, una breve sosta, siamo diretti passando da Via Po, Piazza Castello. Gradualmente si è saliti fino alla piazza e ci siamo trovati qua, dove la prefettura era in mano alle truppe del presidio, un centinaio di uomini composti da polizia dell'Africa orientale, da gente del presidio e da altri elementi. Quando siamo arrivati qua, verso le 3:30, 4 del mattino, hanno messo fuori bandiera bianca dopo che noi abbiamo sparato qualche colpo intimidatorio e si sono arresi. Successivamente poi sono arrivati altre formazioni. Mentre la Monferrato lasciava che noi rimanessimo qui a presidiare la prefettura, hanno continuato per andare alla Cernaia. L'obiettivo era la caserma di via Cernaia, che era la caserma della Brigata Nera. Arrivati in vista della caserma abbiamo sparato alcune raffiche sulla caserma e qualcuno ha esposto dei fazzoletti bianchi e siamo entrati senza spargimento di sangue. La caserma non era un obiettivo nostro, era un obiettivo dei garibaldini. L'avevano attaccata il giorno prima ma non si erano arresi. Il 28 mattina siamo entrati noi. E abbiamo preso quello che c'era dentro, abbiamo cancellato la scritta caserma Brigata Nera a Tercapelli, abbiamo fatto ricomparire la scritta caserma Cernaia. Alle 9 sono poi arrivati i garibaldini, l'abbiamo ceduta ai garibaldini e siamo andati alla caserma di via Arsenale, dove c'era già andata una parte del nostro gruppo. Via Roma. E lì, arrivati in via Roma, è cominciata la buriana delle sparatorie. È ancora rimasto qualcuno indietro, lasciato dalle forze tedesche fasciste e cecchini. E noi allora da Piazza San Carlo abbiamo occupato l'Albergo Nazionale, dove aveva sede la SS. Scene macabre, indescrivibili, abbiamo visto quando siamo riusciti ad andare sotto, dove c'erano le celle varie. Beh, il Nazionale era un mattatoio. In alcune celle erano addirittura dei mattatoi, sangue, cose che cerco di non pensare mai perché sono cose troppo brutte da ricordare. Il 28 riusciamo a entrare a Torino e mio comando arriva verso Piazza Carlina e qui nasce il problema dei cecchini. Come arriviamo in Piazza Carlina ha cominciato uno sparatorio infernale, cecchini. Ebbene, i miei, prima ancora che dessi l'ordine, sono spiegati e hanno risposto al fuoco, ormai era gente abituata a battersi. Io dovevo portare un ordine del comando ai partigiani che erano dentro le ferriere,
Come entro vedo che c'è nessuno fuori, ma mi sono veramente stupita. Ad un certo punto mi passa una pallottola proprio davanti al naso e sento delle urla che mi dicono mettiti giù che ci sono i cecchini dall'altra parte. Fu una cosa terribile il cecchinaggio. Il problema dei cecchini è cominciato poi dal 28, 29, 30 aprile e quello era un problema veramente grave. La brutale esecuzione, io la chiamo così, del federale Solaro deriva anche dal cecchinaggio, perché lui fu l'organizzatore del cecchinaggio. E sui tetti c'erano agli ultimi piani persone munite di fucili, uomini e donne, più uomini, e sparavano contro chiunque. Cioè uno passava per strada, magari tentando di andare a comprare qualcosa nel negozio che prima, e cadeva, perché, e ce n'erano moltissimi. Hanno imperversato, hanno ucciso molta gente, i cecchini. Erano terribili, esaltati, perché per fare una cosa così ci vuole anche coraggio, eh? Una città che ormai non è più tua. Di questi qui uno l'ha beccato mentre stava sparando a Max Rendina e l'hanno fucilato immediatamente. Poi me ne portano uno che ha pescato in una soffitta con un fucile. Quello, io sono pronto a mettere la mano sul fuoco, era un cecchino. Però io gli ho detto, ma l'avete pescato che stava sparando? No. L'avete visto sparare? E allora questo non si può, ne abbiamo già fucilati abbastanza. E gli ho detto sparisci, gli ho dato un paio di calci dove non batte il sole e quello via, è scappato come una lepre. Successivamente noi abbiamo ceduto al CLN, poi, che era il suo luogo naturale, la prefettura. Dal Morello siamo andati in prefettura. Siamo andati in prefettura e in prefettura siamo stati ricevuti da Passone, che si era già insediato, che non aveva la volontà di idea di cosa dovesse fare un questore. Capitato del questore, ho imparato il mestiere facendolo, un casino, sai, più bisogno. Perché poi tra l'altro è successo questo, che io sono arrivato e il giorno prima, due giorni prima, c'era stata una sollevazione in questura, che era stata schiacciata per dei fascisti, che avevano anzi fucilato il colonnello Cera che comandava. E, per cui non c'era più nessuno, niente. Perché il tuo predecessore chi era? Era un certo Protani che ho fatto fucilare io, mi ricordo, ho mandato l'ordine, passare immediatamente per le armi, era un delinquente comune, sai, proprio. Dovevi vedere cos'era l'orologio del questore. Intanto nella stanza centrale, quella che riteniamo più difendibile, non c'erano altro che bottiglie di grappa, di liquori, di ogni genere, sì, e quelli pasteggiavano a bottiglia. E poi tutte le stanze erano tutte mobiliate con mobili portati via dagli ebrei. Tra l'altro, gli avevano persino lasciato ancora appesa l'etichetta, per cui li ho potuti resistere quasi tutti. E dicevo che è arrivato in questura, allora cosa ho fatto? Dico, lì bisogna che prendo una formazione partigiana così tollerabile e ho preso la nona, che era comandata da Gastone Alberti, con quelli, con pochissimi che erano rimasti, ho trovato i buchi più urgenti. Io lo ricordo bene, ero in Corso Regina Margherita e sono arrivati questi primi alleati su dei grossi gipponi. Allora mi zio lì, avevano il chewing gum, amanate, sigarette,
pane, cioccolato, preservativi, tutto, a lei un esercito dotatissimo di ogni ben di Dio. E poi, se si vuole ricordare, è il primo maggio dopo la liberazione, quando tutti quanti in Piazza Vittorio, è stato qualcosa di eccezionale, qualcosa che forse era stato dentro di noi e che non si può più ripetere. Ecco. Eravamo così orgogliosi di essere quelli che eravamo, che non pensavamo mai più che ci avrebbero smilitarizzato così in fretta. Al 6 maggio mi sembra una grossa manifestazione in Piazza Vittorio e poi anche il corteo, le cose che si sono fatte, era un senso proprio di libertà, di liberazione. Le formazioni partigiane si sono presentate come un grande esercito quasi regolare. Poi la gente, mamma mia, migliaia di persone del borgo che ballavano, che si salutavano, che si abbracciavano, cioè è stata una cosa meravigliosa. Anche se molte persone non hanno partecipato attivamente alla distribuzione dei volantini o alla raccolta dei fondi per aiutare i partigiani, però erano contente che la guerra fosse finita, che arrivassero i partigiani e di farla finita con la guerra, con la fame e con i bombardamenti e con le angherie, eccetera. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria, marciamo sempre forte e non temiamo la morte. E dopo la grande parata ha cominciato a venire l'ordine di smistamento e la consegna delle armi. Non è mai esistito un esercito vittorioso che ha deposto le armi ed è ritornato in fabbrica oppure in altri posti per quanto a lavorare.